Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla Tana del Frerito. La Tana del Frerito, oh oh oh. Ciao Praterigno. Non li posso conoscere prima che entrano, quindi parlerò solo di estetica. Carlotta, perché mi hai scritto che vorresti conoscere Dan? Dai, ma non dovevi dirlo! Era un... Carlotta! Ecco, sapevo. Ciao. Dai, poverina, non c'era nessuna ragazza. Carlotta, ma cosa mi combini? Aspetta un po' che cambiamo un po'. No, ho sbagliato. Cazzo. Me l'ha scritto davvero, me l'ha scritto davvero. No, devo cambiare. Ah, ecco lì. Adesso nell'angolino. Devo cercare di ridurre il nero nell'occhio, perché... Puoi ridurre anche il mio. Ragazzi, no, ma a te non si vede, voi... a me sì. Tipo, se spengo quella luce là, non c'ho l'occhio nero. Non mi piace l'occhio nero. C'ho l'occhio nero. Metti un po' di correttore. Voi ragazzi vuole provarci con Carlotta? No, in verità non capisco un cazzo se metto il correttore, perché è l'ombra che mi fa il naso. Scriva Luca Osi. In qualche modo devo far confluire la luce all'interno della cavità. Guarda che bel pigiama. Scrivete a Luca molto, Osi su Instagram. Molto. Luca sono cuoricini. Ambrosi trattino basso. Boh, credo 2A. Di sì. Aspettate, ve lo metto. Dai, sotto. Parliamo di qualcosa. Vabbè. Io spesso mi diletto nell'aprire le cozze crude. Davvero? Anche a me piace aprire le cozze. Però ogni tanto sì, mi faccio male. Sì, ma crude. Ho anche le ostriche. Io le ostriche le apro con i denti. Ostriche, champagne. Viene giù la valanga. Sei mai andato in discoteca? Sì, però non sono proprio la persona della discoteca. Nel senso, mi diverto solamente se sono ubriaco. Quindi bevi? Sì. Andiamo a bere insieme un giorno, ci ubriacheremo tutti insieme. Sì, sì, sarebbe molto divertente. Qual è il tuo preferito? Il tuo... Long Island. Oh, quanto è buono! Eh sì, però insomma, già se ne bevi due o tre, sei già a posto. La pigna, perché la pigna colada? È buonissima, dai, la pigna. Buonasera. Buonasera, e vabbè, intanto ormai lo sai che succede così, quindi non ti sconvolge. Attenzione! Sì, Adonato, ok, va bene, inutile che ti chieda come ti chiami. Attenzione! Lo sappiamo, cioè, nel senso, è scritto lì. E niente, cosa fai nella vita? Studio. Che dicevo fai? È innamorata. Faccio così ridere. Sì. Secondo voi se lo faccio entrare sul Discord lei se ne accorge? Okay. No, è il turistico. Secondo voi? Turistico. Vabbè. Io faccio. Secondo me purtroppo sì. Io faccio il classico. Ma... Mi segue. Diciamo che ormai sono più o meno a fine percorso, e quindi mi pento della scelta che ho fatto, ma insomma, ormai non farlo. L'ho presa e devo finire. Quindi va bene così. E non lo so, qualche hobby? Passione? Tanto. Canti? Che tipo di musica? Pop? Di tutto. Ok. E non so, ti piace fare le grigliate all'aria aperta durante la quarantena? Il weekend? Sì, dai, a te piacciono. Sì, a me sì. A non me l'hai sì. Ancora l'ho chiesto proprio dov'è, perché ne ho fatta una poco tempo fa, quindi volevo sapere se... Se qualcuno avesse i miei stessi gusti, e meno male di sì. Discord o non Discord? Non saprei cosa chiedere. Ti piacciono i videogiochi? Ciao. Buonasera. Ciao. Io mi stavo facendo un po' i cazzi miei. Continuate il vostro discorso, ragazzi. Scusate il disturbo. Ma guarda, se vuoi intervenire, fare qualche domanda anche tu... Quanti anni hai, Ase, se non te l'hanno già chiesto? Grazie, Fede. 17. Ok, beh, la prima cosa che si chiede, ragazzi. Hai ragione, scusa. Hai ragione, effettivamente hai ragione. Oh, beh, siamo rimasti noi due. Cosa fai nella vita, Asia? Dici tutto, studio. Dai. Studio. Studi, cosa studi? Le lingue. Cosa ne pensi del nostro Dan? Bella.
bella per Alessandra. Ciao. Ciao. Come stai? Bene, bene. Perché hai qualcosa da dirci, visto che sei venuta qui? Oh, scusa. Buonasera. 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 Tutto bene? Sì, sì. Ok. Come è sicura che vada tutto bene? Ma che cazzo di domanda è? Ok, no, perché non mi sembrava molto convinta la risposta, ma va bene. Insomma. Quanti anni hai? 20. Sì, sì, ti sento. Ne ho 16. 16? Ok. Di dove sei, se si può chiedere? Brescia. Solamente. Ok. Brescia. Oh, buonasera. Scusa, posso vedere il canestro che hai lì dietro? Che cazzo, lo stai già vedendo? Posso vedere le tue cuffie? Secondo questa logica tu vorresti che io prenda il canestro e te lo piazzi davanti alla camera? Non ho capito. Tu vuoi che prendo il canestro e te lo piazzi davanti alla camera? Sì, nel culo anche se vuoi. Ok, ok, va bene, l'importante è questo. Ma è sparito. Ciao Carlotta, è sparita la ragazza, non so dove sia finita. No, Ale, torna qui tra noi, fatti vedere che sei molto bella. Ciao. Mamma mia. Niente. No. No. Ciao. Ecco, mi ho cambiato postazione, sto al computer adesso. E sto solo, a meno che Alessandra non si voglia far vedere. No. Okay. Ciao. Ciao, e non ti vedo. Si vede tutto nero. Aspetta. Mi vedi? Ok, adesso sì. Ciao, piacere Gennaro. Piacere Asia. Sei molto bello. Grazie per i beat, cazzo. Grazie. Mi piacciono i tuoi occhiali. Che cambiano le persone. Ah, grazie. Anche tu lo sai. Sono un po' imbarazzato perché... Sai, ci sono tante persone e poi sono timido, quindi... Mm-hmm. E quanti anni hai? 17. Anch'io. Che scuola fai, anno? Dato che si vede nero. È il quarto, il turistico. Tu? Io invece il terzo, ragioneria. Vai bene a scuola? Manco io. Normale. Come ti senti durante questo periodo di... Ciao. Ciao Elisa. Sì. Scusa un secondo, sto cambiando postazione. Sì, ho fatto anch'io. Per l'ennesima volta. Comunque, come stai Gianni? Vabbè, tutto un po' bene? Imbarazzato. Perché un po' alla volta mi... Come un po' imbarazzato? Ma quale imbarazzo? Non deve esistere l'imbarazzo nella vita. Ma c'è un'ape per terra! Ciao Ale! Tutto bene? Di base sì. Perché di base. Non di base no? C'è un'ape per terra, ragazzi. Bella. Vabbè. Bellissimo. Come stai? Bene, bene tu. Ma dato che domani alle 8:30 sono in lezione, molto bene, psicologicamente però. Scusa se mi sto un po' muovendo, però. Vabbè, sono abituato a vederti muovere. No. Non è mal di testa nelle live. Occhio, occhio. Sono una ragazza molto iperattiva. Occhio Carlotta, quello che mostri.
Carlotta, sai che abbiamo un amico in comune? Sì. Si chiama Nicolò. Cognome? Nella tua compagnia a Riccione. Dille che in realtà siete molto vicini. Perché io sento una seconda voce. Comunque... una seconda voce perché è un mio amico coglione, aspetta. Ok. Poverino. Nicolò, cognome? Non voglio dirlo. Nanto. No, quanto mi fa ridere. Oh, c'è Jenny. No, ma metti pure, togli pure il muto. Parla. No, mi fa, a meno che non ci sia eco, vi faccio finire di parlare. Non interrompo il discorso. Ciao, Giorgi. Bella, bella. Bella per Alessandro. Bella, bella. Quante ne hai, se posso? 19. 19. Troppi, troppi. Troppo non li dimostri, però troppo troppi grandi. Pochi. Troppo pochi. Massimo 10 per Giorgio. Giuro che 19 anni. Massimo 10 per lei, minimo 30 per me. Esatto. Nessuno qua va bene. No, non siete nei nostri standard di età, ragazzi. Però, però, oh, però esistono le eccezioni. Non si sa mai, non si sa esistono mai. Esistono le eccezioni. Ciao, Amber. Ciao, Simone. Xiuda, petto di Xiuda. E come va la vita? Tutto bene, te Gennarone, come stai? Bene, dai, che col Covid un po' un problema, ma si va avanti. Per me invece è stata quasi una mano dal cielo. Comunque, scusa se ti interrompo, ma anche oggi stavo in after. Ah, sei anche tu in after? Sì, ho dormito, ho il pomeriggio. Sono andato a scuola in after e stavo a morire. Ok, ok. Da quant'è che mi segui? Su Twitch diciamo a poco, un mese, perché ti ho rivisto su YouTube, però invece su YouTube ti seguivo da tempo. Ok, ci sta. Ciao! Mi siedo solo sulle panche, tutto sembra più distante.